Adesso vediamo insieme l'esercizio numero 1. La prima frase è bastato un colloquio di lavoro per convincere il direttore che ero la persona giusta per quel posto. Qui perché si usa per quel posto non si usa l'impegno. L'impegno è molto di più come compito, incombenza. La seconda frase. Signorina ha molti requisiti. ma purtroppo cerchiamo una persona con una pratica maggiore. E pratica qui vuol dire esercizio concreto di un'attività, la competenza o abilità che ne deriva. E perché si usa esperienza? Di solito si dice esperienza migliore, non maggiore, no? La terza frase, povero signor Baldi, è stato licenziato 2 anni prima di andare in pensione. Assunto qui è Il contrario di licenziato. Ferie è uguale come vacanze. La quarta frase. Marta ha trovato lavoro presso una grande ditta italiana che produce mobili. Filiale vuol dire sede secondaria di un'azienda, ma mestiere è professione meschina e maltrattata. E ditta è una compagnia, un'azienda, no? La quinta frase. Il capo ha promesso a tutti un aumento di stipendio. Il motivo? La sua squadra ha vinto il campionato. Che felicità. E retribuzione qui vuol dire ricompensa e paga. Denaro invece è proprio uguale come soldi. Vabbè, si possono distinguere i significati di queste parole diverse? Va bene, il prossimo esercizio. Completate le frasi con le parole opportune, derivate da quelle date sotto la rinfusa. Quindi dovete riempire le frasi con la forma giusta, no?
Numero 1. Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica, si possono curare molte malattie. Quindi scientifico è l'aggettivo di scienza. Numero 2. Lo so che non è proprio il lavoro che sognavo, ma temporaneamente sono costretto a farlo. È temporaneo, è aggettivo, è temporaneamente, è avverbio. Numero 3. Se uno ha degli obiettivi della vita, deve fare dei sacrifici. Il sacrificio è il sostantivo di sacrificare. Numero 4. Nessuno aveva acceduto al computer del ministro. Accedere al computer vuol dire arrivare al computer, no? Avvicinarsi al computer. Eppure il disegno di legge è stato diffuso su internet. Numero 5. Per esercitare certi mestieri bisogna superare un esame e ottenere la qualifica professionale. La qualifica è il sostantivo di qualificare. Ok, adesso passiamo al D1, lavoriamo sulla lingua. E completate il testo con le parole mancanti, una per ogni spazio. Va bene? Avete 20 minuti, d'accordo? Ok, il nostro titolo.
e statali, dipendenti, autonomi, eccetera. Un modo per assicurare tranquillità e sicurezza alla vostra vita in Italia è conquistare un impiego statale. E impiego vuol dire occupazione, posto di lavoro stabile in un ufficio. Quindi vi consiglia di lavorare per lo Stato, no? Gungar, ovviamente ogni nazione si spacca in categorie caratteristiche. E nazione qui è sostantivo singolare, quindi ogni nazione è la risposta giusta. E spaccarsi vuol dire rompersi, fratturarsi. Si divide in categorie caratteristiche. Gli inglesi hanno le loro classi sociali. Il verbo è avere, no? Il soggetto è gli inglesi, quindi hanno, è la risposta giusta. E gli americani, le origini etniche. Etniche vuol dire è proprio di un popolo. Perché gli americani sono multietnici. In Italia, a prescindere dalla netta divisione nord-sud, a prescindere da qualcosa o prescindendo da, sono le espressioni idiomatiche. Vuol dire fare astrazione da ciò che non si ritiene rilevante. Quindi, mi raccomando, a prescindere da. Una delle distinzioni più marcate è quella che separa gli statali dai non statali. Qui c'è un paragone, no? Gli statali e non statali. Marcato invece è rilevato, ben accentuato. I dipendenti dello Stato dagli altri agli occhi della popolazione. Gli statali godono di un insieme di privilegi talmente favolosi ed estesi. Godere di è ancora un'espressione fissa. Esteso vuol dire ampio e vasto. Gli statali godono di un insieme di privilegi talmente favolosi e estesi da farne una categoria a parte. I privilegi degli statali, o così almeno appaiono, ai non statali. Qui almeno vuol dire se non altro, se non di più. Possono essere riassunti brevemente in queste voci. Una volta assunti non sono costretti a lavorare, costringere a fare qualcosa, di solito si usa come una forma passiva, se non saltuariamente. Riassumere vuol dire compendiare, condensare il contenuto di scritti o discorsi. E saltuario vuol dire che procede senza continuità o senza ordine, con frequenti interruzioni. E non sono almeno obbligati a presentarsi al lavoro. Se non saltuariamente. Possono appassentarsi per ristorarsi nel bar più vicino e cogliere l'occasione per fare la spesa o compilare la schedina nella tabaccheria preferita. La schedina vuol dire foglietto predisposto per i giochi del totocalcio, totip o superenalotto. E godono di un orario lavorativo inferiore a quello dei dipendenti nel settore privato. Sì, è proprio uguale come in Cina, no? Inferiore a vuol dire più basso di. Quindi hanno più tempo a disposizione da impiegare in altre attività redditizie. Hanno il diritto di essere trasferiti nel luogo di origine dopo qualche anno di lavoro o altrove. Hanno diritto di essere trasferiti. È una forma passiva, no? Quindi, dopo la preposizione si usa l'infinito, essere. E a disposizione è chiaro, no? A disposizione, e altrove vuol dire in un altro luogo. Ma soprattutto a questo vale la somma di tutti i vantaggi già citati.
Citare vuol dire indicare, richiamare. Tutti i vantaggi, tutti i privilegi. Non possono essere licenziati, qualunque cosa facciano. 因为qualunque是一个不定代词，所以后面的从句呢，我们要使用虚拟式。In qualunque posto o momento, non importa licenziabili. Se sono sistemati, adesso lavorare per lo Stato anche è un sogno per i giovani cinesi, è perché vogliono una vita stabile. Va bene. Ok, l'ultimo il compito d'oggi è uno scritto. 如果你是意大利驻中国大使馆文化处的工作人员，现在有一个活动，有一些演出票，你要赠予某些人士。所以写邮件通知他们取票的方法和其他要点。OK, la lezione d'oggi è finita. Mi raccomando, dovete ripassare le cose che abbiamo studiato oggi, no? Vabbè, ci vediamo nella lezione prossima. Vi auguro di buono studio. Thank you.